Ciao ragazzi e ben ritrovati sul canale. Quest'oggi in questo video vi porto con me nella pistata che ho fatto sabato 1 ottobre all'Extrema Kart in compagnia di altri due ragazzi. In questo momento sono in garage e a breve vi spiegherò il perché. Allora, innanzitutto inizio col dirvi che non ho registrato nulla, come potete ben vedere, perché sto registrando questa parte in questo momento in garage perché, essendo la prima volta che ci incontravamo, volevo parlare del più del meno, scooter non scooter, insomma conoscerci e godermi appieno la giornata senza videocamere soprattutto. Le registrazioni della GoPro non sono mancate, quelle assolutamente, perché tanto bastava piazzarla sul casco, entrare e dare del gran gas in pista, cosa che ho ben fatto in quanto sono anche riuscito a abbassare il mio best. Ad ogni modo, i due ragazzi si chiamano Diego e Umberto e li voglio ringraziare assolutamente per il tempo passato assieme durante quel sabato lì, perché mi sono divertito davvero tanto. Sullo Zip posso dire che si è comportato discretamente bene. All'inizio, nei primi turni, ho rischiato di fare high side praticamente in ogni curva, in quanto il setting delle sospensioni, più che altro quella anteriore, era completamente sballato. E se vi ricordate e se avete visto l'ultimo video delle sospensioni, l'avevo settato super duro come precario. Cosa più sbagliata non potevo fare, questo non lo sapevo, perché appunto in ogni curva praticamente mi si chiudeva lo sterzo sempre, cosa che ho risolto nei giri successivi perché mi sono fermato praticamente subito e ho abbassato subito il precarico dell'anteriore e ho portato la ghiera di regolazione circa metà, mentre anche sul posteriore poi durante la giornata ho abbassato il precarico anche lì di un click o due, e devo dire che ha fatto una grandissima differenza perché mi sentivo di andare davvero bene, soprattutto nelle curve ma anche molto nella frenata. Per quanto riguarda il radiatore invece, diciamo che fa un sacco il suo dovere, cioè raffredda e fin troppo. Infatti la prima volta che sono entrato non avevo scocciato tutto lo scudo davanti ed ero arrivato a 32 gradi circa. Mi sono fermato ovviamente e ho cominciato a scocciare tutto l'anteriore. Infatti, se notate, in alcuni punti della GoPro si vede che qui c'è tutto del bianco e appunto era tutto scotch per far sì che entrasse meno aria. In quel punto lì, cioè in quel modo lì, arrivava ai 40 gradi circa. Diciamo che è un po' bassettina, però insomma più di tanto non potevo scocciare completamente tutto lo scooter, quindi me la sono fatta andare bene così e dai, devo dire che insomma per ora è tutto ok. Per quanto riguarda la trasmissione, diciamo che sì, ho fatto delle regolazioni ma non riesco a capirci ancora tanto, e perché probabilmente non vedo la velocità massima che faccio. Come mi ha consigliato qualcuno di voi, sono andato a mettere la molla di contrasto originale e dei rulli più leggeri dopo aver provato lo scooter, perché sentivo che non riusciva a salire bene di giri. Ho messo dei rulli più leggeri, sono passato dai 4 ai 3,5 e devo dire che si comportava bene, però secondo me la molla originale ormai è andata, il suo corso l'ha fatto e come resistenza insomma non ne ha più secondo me, quindi pensavo di sostituirla alla prossima pistata magari con una bianca rinforzata, sempre se riesco ad averla in tempo, o se no la gialla, che è appena quella un po' più duretta. A questo punto però non voglio dilungarmi troppo perché il video sicuramente risulterebbe noioso e vi lascio adesso alcuni turni, c'è qualche spezzone di turno con un po' di bagarre insieme a Umberto, un po' di sorpassi contro sorpassi, dai, ci siamo divertiti, e lui ha un F10 con motore Piaggio Zip come il mio, quindi è un bel mix e mi piaceva un sacco il suo scooter e andava anche bello forte. E noi poi ci rivediamo poco dopo questi spezzoni di turno, che vi lascio per intero i 4-5 giri che ho fatto più veloci della giornata, tra cui uno di quelli è anche il mio best, e lì mi sentivo di andare davvero forte e me lo sentivo anche di poter fare un tempo migliore. Comunque ci vediamo dopo.
Eccoci qua ragazzi, allora che dire, questi ultimi giri che avete visto e che ho fatto io sabato scorso sono stati davvero adrenalinici, mi sono gasato un sacco proprio perché eravamo lì lì, curve, sorpassi, accelerazioni, insomma davvero divertente. Come avrete notato l'F10 di Umberto va nettamente di più, però ho notato anche che nei punti in cui si andava a frenare nelle curve riuscivo a avvicinarmi, poi io come sempre per paura diciamo di andarci addosso, comunque fare cazzate perché insomma non è che sia un pro, ecco, magari prendevo il gas in mano un po' più tardi o frenavo un po' di più, insomma, quindi poi ci si distanziava sempre anche col fatto che lui aveva un motore un po' più potente. Ad ogni modo eravamo lì per divertirci, non per fare nessuna gara, e difatti così è stato. Ma ora veniamo a noi. Allora, come dicevo, questi ultimi giri che vedrete sono parte del mio best. Vi lascio il cronometro in alto a sinistra con il precedente e il migliore. Purtroppo mi sono dimenticato di attivare il GPS dalla GoPro, quindi in basso a destra non ci sarà la velocità. Spero di farlo nella prossima pistata, vedo di ricordarmi, perché insomma ci sta, insomma è bello vederlo, ecco. Ovviamente c'è ancora tanto da migliorare sia in fatto di ciclistica, motore, sullo zip, insomma in generale, e anche proprio su me stesso come modo di guidare. In questi giri comunque ero stracarico e super lanciato, infatti sono riuscito a fare il mio best, insomma per quello che riesco a fare, dai, sono contento di quello che è venuto fuori di quella giornata lì. Ragazzi, io vi devo salutare qui perché direi che non c'è molto altro da raccontare della giornata se non guardarci questi ultimi giri col gas a manetta. Vi invito come sempre a farmi sapere la vostra nei commenti, consigli, critiche, tutto è ben accetto purché sia con educazione. Detto ciò, grazie a tutti e noi ci vediamo alla prossima pistata che verrà a breve.